Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV e un caro saluto a tutti gli amanti della musica e del ballo. Siamo tornati in questa bellissima rubrica che riguarda la musica, una musica un po' particolare, una musica tradizionale romagnola, ovviamente il liscio. E abbiamo qui con noi sempre i due graditissimi ospiti della prima puntata. Parlo di due personaggi doc conosciutissimi in questo ambiente, due personaggi che hanno fatto la storia in realtà di questa musica, e parlo di Raul e Mirko Casadei. Già dalla puntata scorsa abbiamo avuto modo di conoscere un po' la storia di questi due personaggi, legati non soltanto dalla parentela, infatti Mirko è figlio di Raul, ma proprio da questa passione per la musica tradizionale romagnola, il liscio. E ho pronta una serie di domande proprio per scoprire di più di questi due simpaticissimi ospiti. E inizio subito con Raul. Ciao Raul innanzitutto, e poi se tu dovessi raccontarti in due parole, cosa diresti? Io mi sento un uomo comune, un uomo normale, con tanta voglia di comunicare con la gente, con gli uomini, con le donne, con i bambini e con tanti sogni sempre che mi girano per la testa. Ed ora la stessa domanda ovviamente a Mirko. Mirko, se tu ti dovessi raccontare con due parole, che cosa diresti? Mirko Casadei è un ragazzo semplice, è un ragazzo alla mano. A me piace stare in mezzo alla gente, mi piace lo sport, mi piace la musica, mi piacciono le cose che piacciono poi a tutte le persone normali. Stringati, ma direi esaustivi, ora vi voglio porre una domanda che ahimè però chiedo solo a Mirko, perché Raul ho paura saresti di parte, vorrei sapere l'opinione del piccolo di famiglia. Mirko, la famiglia Casadei? La famiglia Casadei è una famiglia meravigliosa, innanzitutto è una famiglia molto unita. E noi viviamo tutti nello stesso giardino, quindi io con Carolina che abita di fianco a casa mia, Raul sotto Carolina, dietro a casa mia la Mirna, quindi è una famiglia molto unita. Tutti i giorni ci riuniamo a mangiare o subito dopo mangiato nella grande tavola di Raul, e quindi voglio dire siamo sempre in comunicazione. Il bello è che non si fa altro che parlare di lavoro e di vita, e di miscelare queste due cose che sembrano un po' lontane, invece per noi è tutta un'unica cosa, e quindi è una famiglia molto bella. Bellissime parole davvero, grazie Mirko. Vado subito con la domanda successiva, mi rivolgo a Raul e ti chiedo, Raul, a distanza di così tanto tempo, il segreto del tuo successo, secondo te? L'amicizia, la serietà. Non dico la serenità, perché noi siamo tutti un po' agitati, che lavoriamo, ma la voglia di lavorare, il piacere di collaborare e la voglia di stare assieme, la famiglia, la tradizione, la casa, l'orto, i vicini di casa, i polli, il cane, tutto il resto. Ed ora passiamo il testimone a Mirko, e anche a Mirko chiedo, secondo te invece, gli ingredienti del successo della famiglia Casadei? Gli ingredienti dei Casadei, insomma, sono l'allegria, la simpatia, la voglia di comunicare un messaggio sano e solare, che è il ballo e la buona musica. Ma quindi Raul, tu dici che non c'è un reale segreto, che è proprio il vostro essere così come siete? Una ricetta segreta che vi ha fatto contraddistinguere rispetto ad altri gruppi e portare avanti questa musica per così tanto tempo? Come spiego il mio successo? Io, prima di tutto, ho inventato l'animazione sul palco. Adesso è animazione da tutte le parti. Negli anni 70 ero l'unico che parlava, tant'è vero che la gente diceva: ma quello va a suonare o fa i comizi? Poi ho inventato l'orchestra spettacolo in seguito all'animazione. E quindi il mio successo lo spiego però soprattutto nel contatto con le persone. E io ho imparato ad aver contatto con i grandi facendo il maestro elementare, dove i bambini raccontavano le storie, la vita, le cose che succedevano, gli amori, i dolori, le sofferenze. E poi con quella semplicità lì, non come fanno i politici che oggi, oppure gli scienziati che li ascoltiamo in televisione e non capiamo niente, con quella semplicità lì ho saputo parlare alla gente, perché la gente mi capiva, perché la gente ha bisogno di semplicità. E Mirko, anche secondo te comunicare è così importante? Comunicare con la gente è un grande privilegio, innanzitutto ho la fortuna di avere un palco e di avere così il modo proprio di comunicare con la gente, con tante persone di tutte le età. Devo dire che è un grande privilegio,
e insomma a me piace farlo, credo di essere un grande comunicatore e di avere questa dote di coinvolgere la gente, di trasmettere alla gente un messaggio. Grazie di nuovo per i vostri interventi nella puntata di oggi. Mirko, lasciami con uno slogan che dici dal palco, visto che parlavamo di comunicare. Concludiamo così questa puntata. Si scrive Casadei e si legge Festa! E io ringrazio i simpaticissimi Raul e Mirko Casadei che sono stati anche oggi con noi. Vi invito ad andare a vedere altre due bellissime loro canzoni che fanno parte del repertorio ormai storico di questa bellissima band orchestra. E io vi aspetto nel prossimo appuntamento sempre con Mirko e Raul Casadei. Ciao! Magna capitale.